Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi deck profile Mikanko Infernobile, un deck veramente molto divertente. Due archetipi Mikanko e Infernobile sinergizzano piuttosto bene. Infernobile, tra l'altro, l'avete già visto sul canale, mentre Mikanko è un archetipo piuttosto recente che è incentrato su un mostro rituale e su varie carte magia e equipaggiamento. Partiamo con la profile. Abbiamo la monocopia di Ogre, piuttosto standard. Lui sul normal o special ci fa da foolish per un mostro fuoco oppure per una carta magia e equipaggiamento, però in questo caso deve essere di archetipo. Cosa importante, quando è al cimitero lo possiamo equipaggiare ad un mostro e quel mostro diventa indistruttibile dagli effetti delle carte dell'avversario. Solitamente lo andremo ad equipaggiare a Gyrfid. Poi doppia copia di Ogre, solitamente lui si gioca in triplice copia. In questa versione va benissimo la duplice copia, può essere evocato specialmente mandando dalla mano o dal terreno al cimitero o un mostro fuoco o una carta magia e equipaggiamento. In quel caso lui diventa di livello 1. Poi abbiamo la triplice copia di Reno. Una volta era la carta più costosa dell'archetipo Infernobile, adesso è stato ristampato e costa veramente pochissimo. È fondamentale in questa versione perché grazie a lui riusciamo a riprendere la carta magia e equipaggiamento Arabesque e quindi poi andare a fare tutta la combo con i Mikanko. In generale, lui quando viene evocato specialmente ci permette di andarci a riprendere dal cimitero una carta magia equipaggiamento oppure un mostro di tipo fuoco. Questo è tutto per i mostri Infernobile. Poi altri mostri fuoco, abbiamo la doppia copia di Gyrfid Fenice Immortale, uno dei boss monsters del mazzo, ci offre una negazione, veramente difficile per l'avversario buttarlo giù in quanto solitamente lo equipaggiamo anche con Ogre, è un 3000, poi è veramente devastante lui. Poi triplice copia del Cavaliere Sublimazione e la monocopia dello Squeak Cavaliere. Allora, ho preferito loro al connettore neospaziale più il Delfino Acqua, semplicemente perché intanto è fuoco e poi il Cavaliere Sublimazione lo potete sfruttare bene anche evocandolo di Isolde, cosa che con il connettore non potete fare. Poi gli extender classici, il Super Quantum Strato Rosso e la doppia copia della Signora Pietra Focaia. Questi entrambi si evocano special. Lui, inoltre, quando le evocate special, se avete l'altra copia al cimitero la riprendete. Invece, la signora Pietra Focaia solitamente la utilizzate come special per estendere le vostre giocate. Partiamo poi con il reparto Mikanko, partendo proprio dal Boss Monsters, doppia copia di Ohime. A me manca la terza, se ce l'avete giocate ne 3 di copie, però mi sono trovato comunque molto bene con due, anche perché solitamente fate l'araldo e quindi riuscite sempre a portarvela dal deck alla mano. Inoltre lei, quando ce l'avete in mano, la potete rivelare per andare ad addarvi una carta Mikanko dal deck alla mano, tranne un'altra copia di Ohimil, che significa che potete aggiungere anche la magia rituale, comunque l'altra magia per evocare la stessa Ohime. Ha un effetto rapido che vi permette di equipaggiare una carta magia equipaggiamento dal cimitero a un mostro sul terreno. Solitamente durante il turno l'avversario utilizzate questo effetto con Rondò che poi vedremo. Poi abbiamo la doppia copia di Are la Mikanko Spada e la monocopia di Nini la Mikanko Specchio. Lei la potete utilizzare anche come normal quando viene equipaggiata con una carta magia equipaggiamento. Vi adda un'altra carta magia equipaggiamento Mikanko. Invece Nini è molto interessante perché se riuscite ad avere Ohime e Nini riuscite anche a rubare due mostri nel turno dell'avversario. Essenzialmente lei fa un po' da Rondò. Quando è equipaggiata con una carta magia equipaggiamento nel turno dell'avversario potete prendere il controllo di un suo mostro. Poi abbiamo un piccolo reparto che è quello punk. Ho deciso di tenere il reparto punk, quindi monocopia di Zeamin, monocopia di Cervo e monocopia di Volpina. Queste sapete benissimo come funzionano. Volendo potete sostituirlo con i vari
penduli a partire da Ignis e anche la Majesty. In quel caso andate anche a mettere la Terreno che vi portate con Majesty. A me non piacciono particolarmente i pendulum in questo caso. Ho preferito tenere i mostri punk perché di base comunque sono un accesso garantito a un sincro livello 8. E inoltre se poi vi riportate anche Melodia Volpina con l'effetto di cervo e magari avete sul terreno o Renault oppure nell'altro Oliver, riuscite anche a fare il sincro 9 di archetipo Infernobile. Quindi è comunque un pacchetto piuttosto buono che mi sono sentito di tenere, l'ho provato, ha dato i suoi buoni risultati. Passiamo ora alle magie, partendo da tutte le magie che ci permettono di raggiungere le nostre risorse, a partire da Eredità del Calice, da Durlindana e la Preparazione dei Riti. Allora, le prime due le conoscete piuttosto bene. Preparazione dei Riti serve per portarvi Ohime e se ce l'avete nel cimitero potete anche recuperare la magia rituale. Quindi essenzialmente con lei avete Ohime in mano. Eredità del Calice e Durlindana essenzialmente vi permettono di prendere e portare dal deck alla mano tutti i mostri di tipo fuoco. Inoltre Durlindana la potete utilizzare anche per andare a prendere ad esempio il Cavaliere Sublimazione. Eredità del Calice invece è esclusiva per i mostri Nobile Cavaliere. Poi passiamo ora alle carte magie equipaggiamento, partendo dalla spada, lama della Fenice, utilissima lei perché quando è nel cimitero la possiamo riprendere in mano bandendo due mostri guerriero, il che torna utile perché spesso dobbiamo scartare carte anche per lo stesso effetto di Ohime, quando andiamo a prenderci una carta Mikanko dal deck, poi Ohime richiede di scartare una carta e lei praticamente è utilissima appunto per essere scartata. Poi abbiamo Rondò, lei la mandiamo solitamente al cimitero con ad esempio Isolde, oppure la prendiamo e la mandiamo al cimitero per lo stesso effetto di Ohime. E durante il turno dell'avversario la equipaggiamo a mostro dell'avversario sempre per effetto di Ohime e ne prendiamo il controllo. Poi abbiamo la Danza del Fuoco Mikanko e lei anche è piuttosto importante perché grazie a Danza del Fuoco Mikanko possiamo recuperare un mostro Mikanko dal cimitero e portarlo sul terreno. Poi abbiamo Arabesque, fondamentale lei per tutta la combo con Isolde, e lei praticamente la mandate al cimitero di Isolde, poi portate Renault sul terreno, ve la riprendete con Renault, attivate il suo effetto che vi permette di rimbalzarvi Renault in mano ed evocare un mostro Mikanko, andrete ad evocare sempre lei e poi lei vi adderà la danza del fuoco. Poi potete di nuovo rispecialare Renault, magari farò un video combo per farvi capire un po' meglio, o se non un video combo, un video mano di prova. Poi abbiamo la danza della purificazione Mikanko, lei anche è piuttosto interessante, quando l'avversario evoca specialmente uno o più mostri potete rimbalzare un mostro dell'avversario e un mostro che controllate. Poi le carte per evocare Ohime: la magia rapida, la cerimonia grande Mikanko, lei vi permette di evocarla ignorando le sue condizioni di evocazione. Quando è al cimitero la potete bandire per mandarvi al cimitero dal deck una carta Mikanko. E poi abbiamo proprio la carta rituale, ovvero Mikanko Kagura. Lei è piuttosto interessante, vi permette sempre di evocare Ohime. Ma non solo, vi permette di spaccare carte sul terreno dell'avversario pari al numero di carte magie equipaggiamento che avete nel cimitero con nomi diversi, e per ogni carta spaccata gli infliggete anche 1000 punti di danno. A me è capitato anche più di una volta di fare all'avversario meno 3000, meno 4000, quindi è una carta piuttosto forte. Poi abbiamo la triplice copia del teletrasporto di emergenza, loro ovviamente per il pacchetto punk vi portano Zeamin, poi con Zeamin fate tutte le combo del caso. Rinforzi, utilizziamo tantissimi mostri, guerriero richiamato dalla tomba, spolverino dell'arpia e cambiare idea sono le 4 mono del deck, queste qua. Allora, richiamato ovviamente utilissima, spolverino spacca tutte le magie e trappole dell'avversario, cambiare idea, prendiamo il controllo di un mostro dell'avversario e poi come ultima carta il deck sono 50 carte, la carta
carta talento tattiche triple, fortissima TTT. Il deck comunque non può permettersi una quantità eccessiva di HT, quindi talento tattiche triple, un'ottima soluzione. Se l'avversario ci interrompe, comunque possiamo pescare due carte, prendere il controllo di un mostro dell'avversario, oppure addirittura guardargli la mano e fargli rimettere una carta nel deck. Passiamo ora all'extra deck, ovviamente composto da 15 carte. Abbiamo la duplice copia di Isolde, fondamentale Isolde, questa è proprio obbligatoria almeno in duplice copia. Con il primo effetto vi prendete un mostro che praticamente non utilizzerete quel turno, quindi magari potete andare a prendere qualche mostro per ripartire il turno dopo, o comunque un mostro nel caso da scartare. Con il secondo effetto mandate carte magia equipaggiamento al cimitero ed evocate un mostro il cui livello sia pari al numero di carte magia equipaggiamento che avete mandato al cimitero. Poi punto pecora, carta piuttosto interessante, perché con questo deck comunque riusciamo anche a pescare un pochino. Sotto punto pecora andrete a fare Oim, quindi il rituale Mikanko, e grazie al suo effetto potete pescare due carte e poi scartarne due, quindi vi permette un po' di aggiustarvi la mano. Poi mascherina, spadaccino di fuoco feroce, lui ha un link generico, è utile perché è fuoco e guerriero. Poi abbiamo unicorno come link 3, apollosa e Assescod, questi sono tutti link generici. Per quanto riguarda il resto dell'extra deck, sono tutti mostri sincro, a partire dall'araldo della luce ad arco, lui lo utilizzate per la combo, poi solitamente lo mandate al cimitero insieme ai soldi per andare a fare punto pecora e con lui vi addate Oime. Poi lancio Cupido, molto utile perché è un livello 4 e grazie al suo effetto diventa un livello 5 o un livello 3, il che poi ci permette di fare anche i sincro 8. Monocopia di Roland, monocopia del Drago Corallo, lui lo fate piuttosto spesso, anche lui quando poi viene utilizzato vi permette di pescare una carta. Monocopia del Drago Berserker di Tenny, monocopia anche del Calibro Carica e monocopia di Charles. Questo è l'extra deck, volendo potete cambiare qualcosa, comunque il mazzo è piuttosto versatile, quindi magari potete andare a mettere degli Xyz, Zeus, anche all'interno del deck potete cambiare veramente moltissime carte e divertirvi a creare la vostra decklist infernobile Mikanko. Per questo video comunque ragazzi è tutto, se il video vi è piaciuto vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare like e noi ci vediamo ad un prossimo video.